Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile di Zombie Combo, che è una lista che mancava, considerando che tutte le altre liste zombo e dintorni che ho portato erano comunque sia un po' sullo stile del Control. So che tanti non amano le combo simpatia e non amano soprattutto le carte che sono contenute nell'extra di questo mazzo, ma se dovete giocare un combo decentemente ormai sono da includere per forza. Ultimo appunto prima di iniziare, è penso la quarta o quinta volta che porto zombie sul canale, quindi non mi metterò a leggere ogni effetto riga per riga, perché parto dal presupposto che la maggior parte di voi dovrebbero già sapere i loro effetti. Quindi cominciamo. Giochiamo due copie di Baldrosh, il boss monster di zombie. Lo vogliamo parcheggiare il prima possibile al cimitero o evocare sul tavolo. Questo mazzo, fra parentesi, è un going first, going second, non abbiamo tanto da raccontare, perché non ci sono realisticamente gli slot per includere anche degli outing in second. Il mazzo deve puntare tutto sul primo turno. Comunque, tornando al discorso Baldrosh, vi offre un negate, vi offre un banish. In più, con il deck abbiamo possibilità di far partire il suo effetto quando vogliamo nel turno dell'oppo, perché terminiamo con qualche carta che ci fa interagire con l'avversario. E ricordatevi che lui torna ogni stand se c'è un atterrino sul campo. Proseguiamo con due copie di fioritura luminosa. Se c'è mondo zombie ci fa andare ad evocare in special o Baldrosh o altri due target che vedremo dopo. Fioritura però ha una limitazione molto grossa che dice che se facciamo partire il suo effetto di addare o di evocare, per il resto del turno possiamo andare ad evocare soltanto mostri zombie in special, ed è importante usare il suo effetto proprio alla fine delle nostre combo, perché sennò ci blocchiamo malamente. Giochiamo anche tre copie di Unizombie, fondamentale in qualunque deck zombie. Vi fa sia scartare una carta da mano che mandare un mostro zombie al cimitero da mazzo. L'universo vuole che tutte le volte che tocca il tavolo si becca un entrap o una negazione, ma se non succede il mazzo parte e devasta chiunque. Proseguiamo con due copie di Shiranui solitario. Non ne giochiamo tre perché vanno un po' a cloggare e non abbiamo, diciamo, grandissime interazioni da fare con lui dentro il mazzo. Forse la versione Shiranui ne giocheremo sicuramente 3, ma qua ce ne bastano 2. Lo andiamo a tributare, ci va a portare dal deck il 90% delle volte Unizombie, o più raramente ci va ad evocare fioritura. Poi non una, non due, ma addirittura tre copie di Banshee del Necromondo. Quando è al cimitero sul tavolo, effetto quick, la possiamo andare a bannare per attivare un mondo zombie direttamente dal mazzo. È vitale partire con mondo zombie, perché senza mondo zombie sul tavolo non riusciamo a fare la full combo che vogliamo fare con questo deck di primo turno, e ci possiamo permettere di giocare tre copie di lei perché abbiamo dentro il mazzo tantissimi mostri ed effetti che vanno a scartare cose, quindi non è mai un brick. Monocopia di Gozuki, durante la main ci fa mandare un mostro di tipo zombie dal deck al cimi, e anche il secondo effetto non è male, perché praticamente quando viene mandato al cimitero possiamo bannare un mostro zombie dal cimi tranne che Gozuki, per andare ad evocare in special uno zombie dalla mano. Abbiamo anche il fratello, ovvero tre copie di Mezuki. Solitamente dentro tutte le mie liste zombie adoro giocare solo due Mezuki, perché tre tante volte è pesantissimo, ma con questa versione del mazzo abbiamo bisogno di utilizzare il Mezuki durante il nostro primo turno. In ogni caso lo potete andare a bannare dal cimi per evocare in special un mostro zombie da cimi. Poi abbiamo un reparto Danger abbastanza farcito, perché giochiamo una copia di Tsuchinoko, una copia di Nessie, una copia di Jackalope, un uomo falena e un Chupacabra. Poi abbiamo un piccolo reparto di carte Synchron con tre copie di Pistolero e un Jet Synchron. Ovviamente giochiamo anche la loro magia abbinata e la vedremo fra poco. Pistolero dice nella pratica che possiamo scartare una carta mostro per andarla ad evocare in special, e ci aiuta a fare volume di cimitero e sbricare mani, ovviamente. E Jet Synchron è qua perché qualche volta lo possiamo utilizzare al posto del bulbo, e soprattutto col fatto che lo possiamo andare ad evocare in special da cimi scartando uno. Se c'è mondo zombie sul tavolo viene considerato sempre uno zombie e può far partire l'effetto di sucker e farci pescare una carta, e magari vediamo un extender o qualcosa per andare avanti con le giocate, quindi ci piace. Terminiamo poi con due carte che volendo potreste anche modificare se non vi piacciono. Una copia di Frawelin e una copia di Jacobolan. Frawelin vi permette di passare sopra mostri problematici e, dopo aver testato il mazzo parecchio, è indispensabile secondo me, perché qualche volta vi capita letteralmente di essere murati da un Nibiru. Fa molto ridere non riuscire a passare sopra un 3K se l'avversario vi pulisce tutto. Jacobolan torna utile anche lui per il discorso di andare a levare mostri zombie da mano, perché si evoca special scartando un mostro zombie, e va a riciclare delle vostre risorse oppure va a levare carte dal cimitero dell'avversario durante la sua main. In più è un mostro di livello 7, si va a combinare bene con i tuner di livello 1
e può facilitare l'entrata di Sincrotto. Ultima mostra del deck, una copia del cane gatto Buster che ci serve per la combo super simpatica col carrier che va a bloccare l'extra. Per quanto riguarda il reparto magie, giochiamo due copie di Mondo Zombie. È vitale risolverle prima possibile, proprio per questo giochiamo tre copie di Banshee. E anche solo calare Mondo Zombie contro tanti deck che girano ora come ora è devastante perché gli è andata a bloccare tantissime giocate. Una copia di uno per uno, la odio, lo sapete, però qua dentro abbiamo sia le fioriture luminose che il Jet Synchron e in più è un'altra carta che fa scartare mostri dalla mano. Un mostro resuscitato, beh, ovviamente tutto il nostro mazzo ruota attorno al cimitero e avremo sempre delle cose carine da tirare su con Reborn. Solo due copie di Cult by the Grave, ovviamente se possiamo evitare di beccare un entrap sulle poche giocate che ci serve di risolvere siamo contenti, se non la usiamo sull'entrap comunque sia, alla peggio la utilizziamo per levare carte dal cimitero dell'avversario. Due copie di Super Poli vi può aiutare le poche volte che andrete a perdere il dado per provare di spaccare qualche board degli avversari, anche se Super Poli ha perso tantissimo negli ultimi mesi come carta, e per averla diciamo alla massima potenza dentro questo mazzo avete bisogno di Zombie World, però è comunque utile e dà molto molto fastidio agli avversari. Se non la volete giocare, non volete occupare i due slot di extra deck che ho occupato io, la tenete inside e al posto di Super Poli vi giocate due copie di Twin Twister. Una copia di Sepoltura Shock, tantissimi dei mostri zombie devono toccare il cimitero prima possibile, quindi Sepoltura è importantissima. E per concludere, tre copie di sintonizzare. Aggiungiamo un mostro Tuner Synchron dal deck alla mano, e quindi significa che ci possiamo prendere sia Pistolero che il Jet Synchron. E poi andiamo a mandare la prima carta del deck al cimitero. La carta non è limitata a una sola attivazione per turno, quindi se apriamo con multipli possiamo continuare a spararla in allegria. Qualche volta però può capitare la cosa un po' sfortunata di andare a macinare il combattente drago e di non avere più il target per il carrier. Se capita siamo tristi, ma è un rischio che dobbiamo correre. In caso vogliate tenere un lock alternativo, se il combattente se ne va giù nel bidone, potete andare a includere in extra Dagda e una coppia di falce. Passiamo quindi all'extra deck. Partiamo con i Link, un Needle Fiber, facilissimo da fare, dentro il mazzo abbiamo un sacco di tuner e questa carta ci serve sia per la combo e sia successivamente dopo sul tavolo per poterlo utilizzare nel turno dell'avversario. E poi ve lo farò vedere un po' meglio. Giochiamo un Nightmare Fenice per andare a rompere le magie trappole degli avversari. Un Linkuribo per avere un modo di mandare via Bocciolo. Se non vi piace potreste anche giocare al suo posto Relinquished Anima. Un Borrelod che ancora è molto molto utile per levare dal campo carte diversamente impossibili da togliere. Una coppia di Vampira, molto molto utile perché vi aiuta a plussare e questo deck ha un bisogno immenso di plussare. Un carrier che ci serve per la combo con il Buster e l'ultimo Link è una coppia di Linkross. Andiamo poi al reparto Synchro con una coppia di Omega e una coppia di Zeta. Vi dico già che qua dentro non gioco Borrel Savage perché raramente è sensato calarlo, nel senso che non avremo quasi mai Link grossi dentro il cimitero da potergli equipaggiare. Solitamente di turno 1 l'unico Link che possiamo equipaggiargli in allegria è Linkross e significa che andiamo a fare un sacco di sforzi per avere solo una negazione, che secondo me non è il massimo. Mentre invece Omega è molto molto forte dentro zombie, vi va a riciclare Mezuki o altre carte che sono state bandite. Levo una carta dalla mano dell'avversario e secondo me è più utile. Mentre invece Zeta è una carta che possiamo fare grazie al Needle Fiber, che ci andrà ad evocare un Synchro, poi il Synchro ci dà la possibilità di calare praticamente un altro Synchro del turno dell'oppo. E se lo caliamo nel turno dell'avversario possiamo selezionare un mostro specialato in posizione d'attacco, rimuoverlo, rimuovere anche Zeta e i due mostri torneranno poi nella stambi successiva e fa arrabbiare molto gli avversari questa carta. Come due mostri evocabili con l'effetto di Needle Fiber abbiamo una Wander Magician e un Drago Sollevatore. Wander Magician a sua evocazione può rompere una magia di trappola, qualche volta è significativo. Sollevatore ci fa mandare un mostro da mazzo a cimitero e lui perde le stelle del mostro che abbiamo macinato. E tutti e due possono istantaneamente essere utilizzati come materiale sincro nel turno dell'oppo. Per concludere col reparto Synchro giochiamo un Marcher e una Formula Synchron. Formula ci serve per plussare qualche cosina quando facciamo la combo. Marcher serve per rebornare il 90% delle volte il bocciolo dal cimitero. Abbiamo anche due target di Super Poli. Uno è il Drago Perduta Anima, si fa con due mostri zombie, quando c'è Zombie World tutto è zombie, quindi è quasi sempre vivo. E una coppia di Starving Venom, che si fa con due mostri dark che non sono così tanto rari nell'end board degli avversari. Questo
Quindi ragazzi, solitamente ci sarebbe la sezione mani di prova, ma sinceramente questa volta preferisco farvene solo una, giocata bene per farvi vedere come funziona la combo di questo mazzo. Poi ovviamente ci possono essere delle variazioni, potete terminare con più o meno carte a seconda degli extender e tutto il resto, ma è importante che sappiate giocare la combo fondamentale. Quindi facciamo una mescolata veloce e giochiamo la mano che esce fuori. Mondo zombie, Mezuki. Vampire Fravelin, uno per uno, e un Call by the Grave. Non il massimo, sinceramente non il massimo, però ci possiamo lavorare. Per prima cosa, mondo zombie e non ci pensiamo più. Poi, uno per uno, andiamo a mandare via Fravelin per andarci ad evocare Jet Synchron, normal del Mezuki. Li mandiamo via. Entra Needle Fiber, effetto Needle Fiber, andiamo ad evocare Fioritura, semplicemente Needle Fiber va via, entra Linkross, Linkross ci va a generare due token, loro due se ne vanno, quindi un token e Fioritura. Entra Formula Synchron ci fa pescare uno, un zombie che ci piace, Formula e il token, Marcher va a ribornare Fioritura, Linkross e Marcher diventano Vampira, magari da questa parte un po' meglio. Effetto del Jet Synchron, scartiamo uno e lo andiamo a rievocare. Fioritura e Jet Synchron se ne vanno. Questa volta facciamo partire l'effetto di Fioritura e quindi ci evocheremo Baldaroch. Cariamo Carrier e cariamo Baldaroch da mazzo. Effetto del Carrier, equipaggiamo Cane Gatto su Vampira. Eccolo qua. Poi, questo è il nostro cimitero adesso, c'è rimasto Mezuki e non è casuale, lo andiamo a bannare per andare ad evocare Needle Fiber che ci servirà per il prossimo turno. Effetto di vampira, peschiamo una carta, è una Super Poly e non ci dispiace troppo. E terminiamo così il turno. Potete spostare un po' gli ordini delle cose, ma ricordatevi che quando fate partire l'effetto di fioriture siete loccati a evocare in special solo zombie, quindi ve la dovete pensare bene. Nel turno dell'avversario abbiamo Needle Fiber che può andare a tributarsi per evocare in special o la Wonder Magician o Drago Sollevatore che va a macinare uno. E se avevamo un mostro di livello piccolo disponibile, potevamo anche calare Omega o Zeta. Però spero di essere riuscito a darvi un po' un'idea di quello che può riuscire a fare il mazzo. Per concludere, due parole sul mazzo. Ragazzi, il deck quando può partire primo e non viene tempestato di una pioggia di Entrap, Nibiru e compagnia, va a buildare la board che vi ho fatto vedere. Dicevo anche prima, con variazioni, tutto quello che volete, ma nella pratica qualcosa di simile. Ed è una board che è molto molto difficile da scavalcare per tanti mazzi. Purtroppo il going second senza una sideata pesante non è il massimo. Non lo ritengo un deck ultra competitivo. Sicuramente è messo meglio di tanti altri, ma c'è di meglio, soprattutto se volete giocare un combo. Però l'ho voluto portare sul canale, ripeto, per completezza e per dare comunque un'opzione alternativa a chi vuole giocare zombie. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato soprattutto utile. Se vi va, come sempre, lasciate un commento qua sotto. Un saluto e ai prossimi video del canale. Ciao ciao!